Buonasera. Allora, da un paio d'anni vi parlo di mobilità con una serie di video che sto facendo periodicamente man mano che ho nuove notizie da darvi. E quindi parto subito con la prima notizia, che è quella sulle colonnine di ricarica. Le colonnine di ricarica sappiamo che sono, diciamo, il collo di bottiglia che sta frenando l'acquisto da parte di privati, da parte di aziende, del mezzo elettrico. La problematica principale è la burocrazia, che in questo momento è molto pesante per l'installazione di colonnine su suolo pubblico o su spazi a destinazione pubblica, tipo ristoranti, centri commerciali, negozi, eccetera. Quindi sto lavorando assieme al MIT per proporre una norma di semplificazione nel rispetto naturalmente del territorio e dell'ambiente, ma all'interno delle città, dei comuni, una norma di semplificazione per l'installazione della colonnina di ricarica. Dopodiché, e speriamo naturalmente di riuscire a inserirla nel primo provvedimento utile il prima possibile, però siamo abbastanza a buon punto. Dopodiché volevo segnalare la necessità di ribattere a ennesimi articoli di giornale, l'avevo già fatto in passato, continuano a uscire articoli di giornale che dicono l'auto elettrica inquina come o addirittura di più dell'auto a motore a scoppio, benzina, gas, diesel, che sia. E ancora una volta dobbiamo smentire questi dati, dobbiamo guardare gli studi che vengono pubblicati dalle università, dai centri di ricerca, da organismi indipendenti, e questi studi ci dicono che anche con mix energetici molto pesanti l'auto elettrica è più pulita, naturalmente presa nell'intero ciclo vita. E cosa vuol dire nell'intero ciclo vita? Vuol dire che servono mediamente dai 45.000 ai 75.000 km da parte delle auto elettriche per scontare lo sbilanciamento iniziale che la fase produttiva ha avuto sull'impatto ambientale per quanto riguarda un'auto elettrica. Quindi è vero che costruire l'auto elettrica è più inquinante rispetto alla costruzione di un'auto col motore a scoppio. Ma poi nella vita dell'auto elettrica, vita che ricordo può essere molto più lunga di un'auto con motore a scoppio, perché un'auto con motore a scoppio, quando ha fatto 250.000-300.000 km, il motore a scoppio è abbastanza usurato, mentre un'auto con motore elettrico può fare il doppio, il triplo tranquillamente di chilometri, perché il motore elettrico è molto più semplice e quindi dura molto di più. Quindi gli studi, quindi non io, gli studi dicono che una volta che un'auto elettrica ha percorso dai 45.000 ai 75.000 km, naturalmente dipende dall'auto e dipende dal mix energetico di quel paese, a quel punto il suo utilizzo è effettivamente più pulito rispetto con un'auto a motore a scoppio. Però la cosa importante che voglio ribadire è che anche con il mix attuale energetico, persino di paesi tra virgolette molto sporchi come la Polonia, che ha un parco energetico di produzione, quindi di energia elettrica molto sporco, persino in quei paesi l'utilizzo di un'auto elettrica, ribadisco, prendendolo a intero ciclo vita, è assolutamente positivo. Sì, Alessandro, dicevo, le colonnine di ricarica stiamo lavorando per semplificare l'installazione, al momento è ancora molto complicata, per cui le stesse società che vogliono installare le colonnine lamentano ancora una pesantezza della burocrazia. Stiamo lavorando appunto per migliorare e rendere la norma decisamente più fluida, quindi il procedimento burocratico decisamente più fluido. Al di là della notizia, diciamo, extra che avrete letto su più giornali, che negli ultimi mesi c'è stato un incremento del 120% di vendita di auto elettriche,
Quindi pensiamo che il bonus malus che abbiamo dato sia un segnale positivo. Tra l'altro ricordo che adesso il bonus c'è anche per quei piccoli veicoli che sono classificati come quadricicli, ma sono delle vere e proprie vetturette, sono delle vere e proprie vetture, ci sono quelle più piccole, ci sono quelle un po' più grandicelle, ma ci sono assolutamente vetture che potrebbero essere scambiate tranquillamente per delle utilitarie con motore a scoppio, che sono classificati come quadricicli e sono anch'essi soggetti adesso al bonus per 3.000 euro. E siccome queste sono vetture elettriche che costano decisamente poco, perché stiamo parlando attorno ai 18.000 euro, chiavi in mano, batterie incluse, ecco che veramente diventa molto interessante farci un pensiero. Le trovate in uno degli ultimi post di Beppe Grillo riguardo alla mobilità elettrica, trovate le foto con le varie vetture classificate come quadricicli, ma in realtà diciamo, sono delle vere e proprie vetture che si possono utilizzare tranquillamente in ambito chiaramente urbano o per tragitti più... non sono chiaramente macchine autostradali, sono macchine diciamo utilitarie. Giuseppe Cinna, le auto elettriche sono silenziose. Giuseppe, è una domanda, scusami, che mi fa un po' sorridere. Certo, sono molto 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 più silenziose delle auto con motore a scoppio. Tipicamente fanno il classico ronzio. Non so in quale città vivi, ma se hai l'occasione, ci sono anche, se sei a Roma, ci sono gli scooter elettrici che girano moltissimo. Ci sono le auto gialle di una nota car sharing che sono appunto veicoli elettrici ti accorgerai immediatamente se porgi l'orecchio che sono estremamente silenziose. Quello chiaramente è uno dei vantaggi dell'auto elettrica, tanto è vero che qualcuno dice addirittura sono talmente silenziose che sono pericolose per i pedoni, perché i pedoni non si accorgono del loro arrivo. Allora, al di là che un minimo di rumore c'è, perché comunque il rumore del rotolamento del pneumatico sull'asfalto c'è comunque, il pneumatico c'è, quindi il rumore del rotolamento c'è comunque. Un minimo di rumore il motore elettrico lo fa, è un ronzio, un minimo lo fa, ma poi soprattutto il pedone prima di attraversare la strada, comunque se non ha diritto di precedenza, se il semaforo non è verde per lui, il pedone comunque deve guardare a destra e a sinistra e quindi deve porre un attimo di attenzione. Comunque moltissime auto elettriche proprio per venire incontro a questa esigenza di essere più rumorose, perché sono estremamente silenziose, moltissime auto elettriche hanno l'opzione del cicalino. Quindi se tu sei, diciamo, in una zona con grande traffico pedonale, attivi questo cicalino e l'auto elettrica fa nip, 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 nip per segnalare la sua presenza e quindi essere udibile da tutti. Dunque adesso mi sono perso. Terzo punto che volevo proporvi è quello dei biocarburanti. Allora, ricorderete che molti anni fa si cominciò a parlare di biocarburanti dicendo ok, non estraiamo più petrolio dal terreno, non creiamo più l'inquinamento derivante dal petrolio, facciamo i biocarburanti con olio di colza, con olio di mais, con tutta una serie di origine, diciamo così, biologica. Però molto velocemente ci si rese conto che si andava in competizione alimentare, cioè se io volevo fare l'etanolo con il grano, ovviamente ho bisogno di enormi quantità di grano che anziché essere utilizzato per fare farina a scopo alimentare, veniva utilizzato per fare appunto etanolo da miscelare alla benzina. E quindi c'era il tema, ci si accorse subito che c'era il tema della concorrenza con le esigenze alimentari. E quindi l'Unione Europea è corsa, diciamo così, ai ripari, dicendo ok, stoppiamo, chiudiamo con la fase dei biocombustibili di prima generazione e passiamo a quelli di seconda generazione, cioè ottenuti con gli scarti. Ottenuti con gli scarti.
cosa che a livello concettuale teorico è anche interessante e potrebbe essere giusta, però devono essere degli veri scarti, cioè io devo avere delle coltivazioni che farei in ogni caso, tipicamente il grano turco lo faccio in ogni caso perché mi serve per mangiarlo, e poi con gli scarti ci faccio quello che voglio, da biocarburanti a bioplastiche, perché si possono fare anche bioplastiche. E questo naturalmente va bene perché io utilizzo un qualcosa che comunque avrei coltivato, perché mi serve per mangiarlo, e poi con gli scarti ci faccio altro. Attenzione però che questo concetto del biocarburante di seconda generazione, così come è concepito adesso, lascia aperta la porta di servizio con cui rientrano le speculazioni e le coltivazioni intensive, tipicamente dell'olio di colza, che avevano dato il via ai biocarburanti di prima generazione. Cioè adesso l'olio di colza viene utilizzato per scopi alimentari, con i residui ci faccio biocarburante, però il permanere delle grandi coltivazioni estensive che hanno deforestato una grande quantità di foreste, questo rimane assolutamente un problema. Quindi io mantengo in piedi una catena di deforestazione, di sfruttamento intensivo del patrimonio forestale mondiale, quindi con un abbattimento di alberi molto intensivo, e ho anche, diciamo, questa porta aperta per la creazione di biocombustibili di seconda generazione. Quindi purtroppo questo è un aspetto assolutamente problematico sul quale mi auguro l'Unione Europea vorrà prendere dei provvedimenti in maniera da evitare ulteriori deforestazioni. C'era un quarto punto che vi volevo segnalare, che adesso mi sono perso un attimo, scusate, vado a riaprire la mia stessa pagina, così recupero il quarto punto che volevo segnalarvi. Vediamo un po' se internet mi aiuta. Dunque, semplificazione l'ho detta, vediamo se si apre. Mi ero segnato quattro punti. Tra l'altro tutte le puntate precedenti le trovate nel mio sito portavocegirotto.it. Vediamo se il computer mi fa la grazia. Forza, forza, forza. Ecco, micromobilità. Sulla micromobilità, due cose volevo dirvi. Primo, che siamo addirittura d'arrivo finalmente per consentire a tutti i comuni di fare sperimentazione e quindi consentire l'utilizzo di quelli che sono monopattini, hoverboard, monoruota, che qualcuno potrebbe scambiare per giochini che non hanno un gran futuro, una grande utilità e soprattutto una consistenza economica, una ragione d'essere ed economica. Invece volevo darvi proprio i dati dell'ultimo studio di McKinsey, quindi una società internazionalmente conosciuta, sul mercato mondiale proprio della micromobilità elettrica. Pensate che hanno stimato come controvalore di questi microveicoli 500 miliardi di dollari da qui al 2030, di cui 150 miliardi di dollari in Europa e 50 in Cina. Ma il mercato mondiale di questi piccoli veicoli è ad oggi calcolato di 500 miliardi da qui al 2030. Quindi non stiamo parlando di giochini per bambini, non stiamo parlando di qualche cosa di fine a se stesso che non ha una solidità economica, ma anzi è un business, è un settore economico in grande sviluppo, tanto è vero che anche una azienda che sono andato a trovare e fa scooter elettrici, sta già progettando anche micro veicoli elettrici, quindi monopattini, hoverboard, monoruota elettrici. Però
perché su questo c'è assolutamente mercato. E non appena i comuni autorizzeranno la sperimentazione, personalmente sono convinto che avranno un'ottima espansione, perché una volta che si provano e ci si rende conto di quanto tempo fanno risparmiare, ecco, allora il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, non ne abbiamo mai abbastanza e perderlo nel traffico è una cosa che ci fa irritare moltissimo. Nel momento che le persone cominciano a utilizzare questi microveicoli non torneranno più indietro. Qui a Roma per una settimana abbiamo visto i monopattini a noleggio, hanno fatto giusto qualche giorno di noleggio perché non è ancora uscito il decreto, quindi non è ancora possibile utilizzarli, ci vorrà ancora qualche giorno, qualche settimana, ma in quei giorni io ho telefonato alle società che fanno questi noleggi, che sono società purtroppo non italiane, ma non dubito che presto arriveranno anche quelle italiane. E mi hanno confermato assolutamente una esplosione di richieste. Tra l'altro, richieste e utilizzi in quei pochi giorni, tra l'altro, una grossissima percentuale di utilizzi era di persone di mezza età, era di persone, non ragazzini, non diciamo teenager o ventenni arrembanti, ma persone assolutamente, diciamo così, mature, in giacca e cravatta, che utilizzavano questi mezzi per spostarsi, ripeto, molto, molto rapidamente, molto efficientemente e a un costo più basso di quelli che possono essere altri mezzi di trasporto. Per cui con questa notizia chiudo questa breve puntata. Le altre, vi ricordo, le trovate nel mio sito portavocegirotto.it/mobilità. Ribadisco, stiamo lavorando per semplificare l'iter burocratico di installazione di colonnine negli spazi pubblici o nei spazi aperti al pubblico. Una volta stappato questo collo di bottiglia, questo ostacolo, daremo modo alle aziende di essere molto più veloci nell'installazione delle colonnine di ricarica e a quel punto anche l'utilizzo di questi mezzi diventerà molto più agevole per tutti e quindi ci sarà decisamente un ostacolo in meno per utilizzare questi veicoli. Chiudo ribadendo che non sono questi la soluzione complessiva totale al problema della mobilità, l'abbiamo detto centinaia di volte, ripetiamo, la soluzione è molto più trasporto pubblico, quindi di qualità e di quantità, quindi molto più metropolitane, autobus elettrici naturalmente. Tram, ferrovie, abbiamo 3 miliardi e 7, 3 miliardi e 7 depositati per il ricambio degli autobus, abbiamo 13 miliardi di rinnovo di contratto con Ferrovie Italiane e quindi procederemo assolutamente su questa tipologia di soluzioni, molto più sharing, molto più pooling, molta più mobilità leggera, tra cui appunto anche questi microveicoli. Giuseppe Cinna, ma si possono fare dei mezzi di trasporto tra aeroscafi e elettricità? Non so cosa intendi per aeroscafi, se intendi aerei, mezzi elettrici. Ci vorrà moltissimo tempo ancora. Se intendi navi, ci sono già dei traghetti, ci sono già imbarcazioni che fanno 25-30 km con il pacco batterie, quindi sì, da quel punto di vista sì, si possono fare. Gli aeroplani decisamente ci vorrà ancora tempo prima di poter vedere degli aeroplani elettrici. Quindi grazie a chi mi ha seguito e domani vorrei farvi un altro resoconto delle cose che sto facendo in commissione, ma lo farò con un video separato. Buona serata a tutti.